Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Oggi parleremo di quando conviene assumersi dei rischi estremi per provare ad ottenere dei rendimenti estremi. Se te lo stai chiedendo, credo si senta, sì, sono raffreddato. Prima di iniziare vorrei ringraziare una delle pochissime ragazze che mi segue qui su YouTube, dato che proprio ieri ho ricevuto un pacco contenente un dipinto e una t-shirt in tema cripto. Il dipinto è questo, vi è un ibisco con Bitcoin, vedete? Che mira alla luna e una tartaruga dollaro che invece nuota verso il baratro. Una bella allegoria. Questo dipinto lo incornicerò e diventerà un quadretto dentro il mio studio. La t-shirt chiaramente XL invece verrà aggiunta alla mia collezione pazza di magliette, comunque camicie hawaiane. Ho apprezzato molto, davvero molto, quindi grazie, stiamo diventando una bellissima community. Ma torniamo a noi. Quando conviene assumersi dei rischi estremi? Partiamo da questo concetto. Come si fa a diventare ricchi. Esistono due strade, una veloce ma estremamente estremamente rischiosa, dove devi assumerti dei rischi, un'altra invece molto molto lenta come strada da percorrere, però è una strada pressoché a rischio zero. Partiamo dalla prima, cercherò di inserirci dentro anche il concetto di Bitcoin e di altcoin, vedendoli dal lato dell'investimento o comunque sia della speculazione, quindi lasciamo stare da parte invece l'alternativa e la possibilità di scollegarsi dal sistema Ponzi, piramidale, criminale delle valute fiat. Consideriamo qui Bitcoin e altcoin solo come investimento barra speculazione. Prima strada, il segreto per diventare ricchi in breve tempo è investire tutto tramite la concentrazione, cioè investire tutto in un unico asset. Quindi una prima strada è creare qualcosa di tuo, ad esempio, prendersi dei rischi estremi, dei rischi eccessivi, dei rischi stratosferici, dedicare tutto te stesso, investire tutto in termini di tempo, in termini monetari, per cercare di lanciare un business e far partire un business. Questo è uno dei metodi migliori per creare ricchezza. Qui devi però investire veramente di tutto. A volte devi indebitarti, devi investire tutti i tuoi risparmi, devi isolarti dagli amici, dai familiari, devi dedicare veramente tutto te stesso, tutto il tuo tempo, devi dare tutto te stesso per cercare di battere la probabilità che gioca a tuo sfavore e cercare di rendere il business profittevole, cioè di portare il business all'utile, cosa non semplicissima. Questo è ancora più vero soprattutto in mercati in recessione. È lì in realtà dove si fanno i veri soldi ed è lì in realtà dove bisognerebbe gettare le basi per un proprio business. Sempre in tema concentrazione, potresti investire tutto ciò che hai in un unico asset, come magari Bitcoin. Assumerti quindi dei rischi estremi, perché si tratta di questo, e al tempo stesso provare ad ottenere rendimenti estremi, come è sempre stato finora. Lo stesso vale se investi in una singola azione. Rischi estremi, rendimenti potenziali estremi. Purtroppo, se segui questa via, hai almeno il 90% e passa di probabilità di non farcela. Quindi, in tutti i casi dove si va a parlare di concentrazione, si parla sempre di assumersi dei rischi estremi. Rischi che la maggior parte delle persone non sono disposti ad assumersi, ma giustamente, perché ci sono delle probabilità a proprio sfavore. Quindi razionalmente in realtà non bisognerebbe assumersi questi rischi neanche dal lato business, però poi per fortuna ci sono persone che invece riescono ad assumersi questi rischi e vogliono proprio assumersi questi rischi. Questa strada, ripeto, è molto rischiosa, può condurre all'indebitamento eccessivo, può condurre alla bancarotta, può condurre alla rovina finanziaria, può condurre alla perdita di tempo, perdita di amici, come succede spesso, perdita di connessioni, comunque a volte anche familiari, perdita di parenti, ma conduce sempre, in ogni caso, ad un risultato. A volte conduce, ripeto, al fallimento. Il fallimento, cosa che non si dice mai in Italia, non è una cosa negativa, è un risultato. Si apprende tantissimo dai fallimenti. E chi dovrebbe apprendere tantissimo? Dovrebbero apprendere i giovani. Se riesci a battere la probabilità che gioca a tuo sfavore, quindi se riesci a portare magari un business inutile, se riesci a investire, ti va bene perché concentri tutto in un unico asset che poi esplode come magari Bitcoin o una singola azione, ripeto, allora ti arricchisci, non c'è storia, ti arricchisci, fai soldi. Il tuo focus lì non è più fare i soldi, ormai li hai fatti, il tuo focus si sposta nel preservare la ricchezza che hai accumulato, è quello il tuo focus. Se vai a cena con gli amici o se comunque esci in giro con gli amici, non parli mai più di soldi, perché i soldi non sono più un tuo problema in realtà, ormai li hai fatti, ce li hai i soldi.
Il problema, semmai, è preservare quei soldi tramite la diversificazione. Quando è che conviene prendersi rischi estremi per provare ad ottenere rendimenti estremi? Solitamente conviene tutte le volte in cui si è giovani ancora, cioè se hai 20 anni non dovresti farti problemi. A 20 anni puoi certamente assumerti dei rischi, non ci sono tanti problemi. Devi, anzi dovresti assumerti dei rischi per provare ad ottenere rendimenti stratosferici e per provare a ottenere rendimenti asimmetrici. È di questo in realtà che si parla quando si lanciano i business o quando si investe in un unico asset, quando si va a concentrare tutto in un unico asset, rendimenti asimmetrici. Se metti tutto in Bitcoin, probabilmente stai ricercando un rendimento asimmetrico. Se stai lanciando un business, probabilmente stai ricercando un rendimento asimmetrico. Per il business te lo devi sentire dentro, non sono di certo io a poterti dire se è giusto lanciare un business o no, te lo devi sentire dentro, se ce l'hai dentro nel sangue, lo sai la scelta che devi fare, devi lanciare un business. Quindi finché sei giovane devi assumerti dei rischi, devi provarci, perché se non ti assumi dei rischi quando sei giovane, quando non hai ancora delle responsabilità, quando magari non hai un mutuo sulla casa, dei figli a cui badare e quando ancora hai tantissimi anni di lavoro davanti a te, quando ti assumi questi rischi? Te li devi assumere da giovane. Quindi un giovane che magari investe tutto in Bitcoin o che fa un portafoglio 50% azionario, 50% Bitcoin, ci può pure stare, perché finché si è giovani non ci sono problemi. Il giovane si deve assumere dei rischi. Anche perché, ripeto, anche se fallisci in questo intento, sia nel lanciare un business, sia nel provare a fare il colpo con Bitcoin, apprendi tantissimo e quando sei giovane ti servono le esperienze. E quindi va benissimo pure un fallimento, è pure giusto, ci sta e a volte è anche auspicabile un fallimento se si è giovani. Se invece sei là con l'età, hai magari 3-4 figli, hai un mutuo sulla casa dove vivi con i figli, la compagna o la moglie, hai magari finanziamenti sulle auto e così via, sarebbe un po' stupido razionalmente provare a lanciare un business lì in quel momento o comunque provare a investire tutto tramite concentrazione su Bitcoin per fare il colpo, tramite una singola azione per fare un colpo. Il business, per carità, si può lanciare a qualsiasi età, in qualsiasi situazione, però razionalmente, già se si hanno responsabilità enormi come magari figli, un mutuo sulla casa e così via, non è razionale lanciare lì un business, non è razionale investire tutto in Bitcoin, perché ti assumi un rischio estremo, un rischio che in realtà tu non dovresti correre, non dovresti assumerti questo rischio, perché hai delle responsabilità e dato che ci sono le probabilità che giocano a tuo sfavore, è bene non provarci. La cosa si complica ancora di più nel mondo cripto quando si va a trattare le altcoin, dove magari ci sono persone di tutte le età, qualsiasi condizione, che mettono il 100% del proprio capitale in un altcoin o in più altcoin. Lì però in realtà non stiamo parlando di investimento, di provare a lanciare un business, non stiamo provando di assumersi un rischio su una speculazione intelligente come può essere Bitcoin. Lì al 100% dei casi si tratta quasi sempre di una mentalità da scommettitore e questo non te lo consiglio mai, cioè non dovresti mai e poi mai, anche se sei giovane, assumerti un rischio tramite una scommessa. Non te lo consiglierei mai questo. Un'ottica da scommettitore è bene non averla mai, neanche se sei giovanissimo. Ripeto, in questo caso non si tratta di assumersi rischi per provare ad ottenere rendimenti stratosferici tramite speculazioni o investimenti, si tratta di scommesse ed è bene non effettuarle le scommesse, perché poi lì la probabilità di insuccesso è ancora maggiore. Quindi qua secondo me è bene non assumersi mai questi rischi, mentre finché si è giovani in certe casistiche comunque è bene assumersi dei rischi. Poi ognuno, non è un consiglio di investimento, ognuno fa le proprie scelte, però da giovani ci si deve assumere dei rischi. Non c'è un problema se un giovane di 20 anni investe l'80% del patrimonio in Bitcoin o se prova a lanciare un'azienda. E quando ci vuoi provare, se no? Devi provarci da giovani. Ora, altra strategia. Strategia molto molto più lenta rispetto alla precedente, ma a rischio pressoché zero. La strategia più semplice, più alla portata di tutti, è portarsi in una situazione in cui hai un'entrata, quindi magari lavori, spendi meno di ciò che guadagni e investi la differenza nei mercati finanziari diversificando. E lo fai costantemente, cioè tutti i mesi guadagni, spendi meno di ciò che incassi e la differenza, ripeto, la metti nei mercati finanziari diversificando
e cercando di far lavorare l'interesse composto tramite il reinvestimento di dividendi e cedole. La cosa buffa qua è che, mentre nel primo caso che abbiamo visto in precedenza devi assumerti dei rischi estremi per provare ad ottenere rendimenti estremi, per provare ad arricchirti, rischi che, come dicevo, per la maggior parte delle persone sono insostenibili e sono rischi che le persone non si vogliono assumere, ma giustamente, ripeto, perché ci sono probabilità a proprio sfavore. Qui invece la probabilità gioca a tuo favore. Però la cosa buffa qual è? È che è facilissima questa strada, è molto lenta come strada effettivamente, è alla portata di tutti, ma quasi nessuno prova a intraprendere questa strada. Perché nessuno prova a intraprendere questa strada, seppur semplice? Non è per una questione di tempistica, non solo. È vero, anche perché non è bello aspettare tanto tempo, magari è noiosissimo aspettare tanto tempo per arricchirsi, ma non è questo il problema. Il problema è che le persone spendono di più di ciò che guadagnano per provare ad ottenere status o comunque emozioni, esperienze che la ricchezza ti può dare, che cose che costano, no? Ti possono dare. E per comprarsi questi oggetti o queste esperienze le persone si indebitano. Il debito poi ti conduce in un loop, cioè ti conduce in una condizione dove non puoi spendere mai di meno rispetto a ciò che guadagni, quindi sei in un loop e non puoi mai investire la differenza se non riesci a spendere di meno di ciò che guadagni. E se non riesci ad investire la differenza nei mercati finanziari diversificando, non puoi più intraprendere questa strada per arricchirti nel lungo periodo. Come si inserisce Bitcoin qui? Bitcoin si inserisce per le persone che magari vogliono diversificare con un'allocazione anche minima, cioè puoi inserire un 2% di portafoglio qui in Bitcoin per fare un portafoglio comunque diversificato e per provare a assumerti dei rischi che però ti puoi assumere, rischi veramente minimi perché rischi un 2% del capitale, non è che stai puntando il 100% in Bitcoin o in un altcoin. Questa strada, se investi magari anche un 2% del tuo capitale in Bitcoin, a parte che migliora il rendimento del tuo portafoglio, anche la volatilità, ma ti conduce alla ricchezza, anche questa strada. Quindi per chi magari non vuole assumersi dei rischi che abbiamo detto precedentemente, o perché è in una posizione dove non può assumersi più rischi, questa è la strada più valida. È una strada che, ripeto, possono percorrere tutti e conduce certamente alla ricchezza nel lungo periodo, questa strada. In questa strada ricadono anche tutti quelli che si sono arricchiti con la prima strategia ed ora il loro focus è invece preservare la ricchezza, quindi devono diversificare e poi anche loro ribilanceranno il portafoglio. Magari ci sono persone che si sono arricchite con una concentrazione anni fa su Bitcoin al 100%, hanno fatto milioni, sono multimilionari, il loro focus è preservare quella ricchezza e quindi rientrano poi in questa seconda strategia e vanno a diversificare il loro capitale, il loro patrimonio su più asset.